Signori, buonasera. Questa per me è una serata speciale. È speciale perché mi permette di parlare ai miei compaesani e a quanti ci seguono per ringraziarli dell'attenzione e dell'interessamento che dimostrano nei confronti della banda musicale fiuminese. Nel nostro statuto è contemplato come obiettivo primario quello di diffondere la conoscenza della musica fra coloro che ne esprimono il desiderio, l'interesse e la passione. Sono ormai centinaia i bambini, i giovani, gli adulti che grazie al lavoro della banda sono entrati nel mondo della musica e hanno acquisito la padronanza di un linguaggio così universale e capace di esprimere sentimenti, affetti, stati d'animo con tocchi di altissima poesia, come i più grandi poeti lo sanno fare nelle varie lingue. Abbiate pazienza. Permettetemi di dirlo con una punta di orgoglio: abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo speso bene i vostri soldi. Grazie al maestro Pino Volpe, alla sua pazienza, sensibilità e grande professionalità che hanno consentito a tutti i ragazzi del corso di educazione musicale di raggiungere la meta. Ma grazie alla generosità dei fiuminesi che attraverso i contributi elargiti dall'amministrazione comunale ci forniscono un'assistenza logistica eccezionale, perché senza di essa non sarebbe stato possibile continuare la nostra attività. Pensate, ci hanno sempre detto di sì. Grazie alla Fondazione Robotti, con i contributi concessi si sono rilevati preziosi per sopperire alle nostre esigenze. Grazie al professor Gianluigi Ferraris, presidente della Fondazione Robotti, siamo riusciti a portare avanti il corso dopo che la Regione Piemonte ha interrotto i contributi, e un grazie alla signora Eleonora Zanattaro, la GEFI, abbiamo ottenuto un contributo. Grazie infine a tutti coloro che ci seguono con simpatia e affetto. Garantisco che continueremo a svolgere il nostro compito con dedizione, onestà e massimo impegno. E adesso i ragazzi del corso desiderano farsi sentire, giudicare e applaudire da voi tutti. Buon ascolto. Adesso inviterei il presidente della Fondazione Robotti a dire due parole. Io non mi sono preparato nessun discorso e quando Vittorio mi ha invitato a dire due parole ho riflettuto su che cosa avrei potuto dire e avevo preparato in mente un fervorino sul valore della musica, sul valore educativo della musica, discorso che in linea è in qualche modo in linea con la professione che ho svolto fino a qualche anno fa, che era una professione evidentemente educativa. Però dopo le parole di Vittorio, che ha illustrato con dovizia di particolari e con abile uso della retorica il significato profondo di carattere culturale, di carattere artistico, di carattere spirituale della musica, sono rimasto privo di argomenti. Però me ne rimane uno a dire. È la prima volta che io ascolto non la banda di Fubine, ma questi giovani irvulti che dovrebbero poi sostituire i più anziani, vedo che sono rappresentate nella vostra banda, insomma un po' tutte le età, i vecchi, e ci schieriamo in questo settore noi, ma ci sono anche dei giovanissimi che saranno un rincalzo molto giovevole per questa bella istituzione, no? E
lo faccio questa volta, per la prima volta, molto volentieri, per tante ragioni, per le ragioni di sostanza che già Vittorio ha illustrato, e per una ragione anche privata e personale. Perché? E questa è stata anche una delle motivazioni che ha spinto me e la Fondazione Robotiche, i cui membri del direttivo io ringrazio qui ancora vivamente, e che mi ha spinto, insomma, a sostenere questa iniziativa. E io, Vittorio, caro amico, no? L'ho visto questa sera in una veste ufficiale, è un caro amico di tanti e tanti anni fa, abbiamo condiviso nel quinquennio 70-75, quindi nel secolo scorso, oneri e pochi, molti oneri e pochi onori dell'attività amministrativa, perché era un membro della giunta che io presiedevo allora, e quindi lo conosco e apprezzo da tantissimo tempo la sua dedizione al bene comune, che ha avuto modo di manifestarsi prima come pubblico amministratore e poi adesso come magna pars di questa meritoria associazione, di questa iniziativa. Fubine ha tante frecce all'arco della musica, ci sono manifestazioni di alto livello, per esempio Piano Ecos, che sarà rappresentato prossimamente tra poche sere in sostanza. Abbiamo di giovani talenti promossi dal grande pianista Sabrina Lanzi. Abbiamo, e mi piace qui ricordarlo anche a un livello più popolare, ma non meno simpatico, i Suonatori del Rai, no? Che adesso forse sono un po' in disarmo, mi si dice, l'amico Renzo Rollino dice che sono un po' in disarmo, ma hanno comunque contribuito ad arricchire questo patrimonio musicale locale, di cui però la banda è il punto di congiunzione tra l'aspetto popolare e l'aspetto culto. E quindi mi piace veramente portare il saluto della Fondazione e dichiararmi insieme con i miei collaboratori orgoglioso per aver potuto sostenere, per poter continuare, io credo, a sostenere questa iniziativa. Penso che non finisca qui, ecco, penso che debba un'iniziativa di questo genere, debba continuare. Quindi io ringrazio Vittorio, ringrazio tutta la banda e mi accingo insieme con voi ad ascoltare con molto piacere esibizioni di questi giovani provenienti. Grazie. Ed ora il vice sindaco ci farà un breve brevissimo. Due parole brevissime, perché questa sera i protagonisti sono i ragazzi della banda. Le due parole sono semplicemente di saluto e per dirvi che, neanche farlo apposta, questa sera è il primo concerto musicale che si viene svolto nella chiesa del Conte, quindi avremo anche modo di capire se effettivamente l'acustica della sala sarà buona anche per le altre eventi. Quando Vittorio giorni scorsi mi ha chiesto, anzi ci ha chiesto la possibilità di svolgere il concerto nella chiesa del Ponte, siamo stati ben contenti perché, ripeto, era l'occasione giusta anche per provare la nuova struttura. Per quello che riguarda il sostegno e l'aiuto alla banda non è mai mancato, e per quello che saranno le possibilità comuni continuerà sicuramente a continuare. Questa sera c'è un saggio. Io, più che un saggio, mi auguro che sia un assaggio, cioè un assaggio di quello che nel futuro i nostri ragazzi potranno darci, anzi sono sicuro che ce lo daranno sicuramente per poter continuare in questa bella tradizione che ha visto, tra l'altro, a titolo personale, mio padre, anch'io, ho dato insomma qualcosina e poi ho dovuto mollare per altri motivi. Quindi niente, auguro ai ragazzi e a tutti voi un buon ascolto e viva la banda!
il signor Pizzani, ti ha pregato di accomodarsi.